cattedrale di Ascoli Piceno è intitolata a Maria, Madre di Dio, e al santo patrono Emidio. Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, i lavori di restauro effettuati nella cripta hanno spinto gli studiosi ad ipotizzare che il tempio originale su cui poggia la cattedrale potrebbe risalire al IV-V secolo, costruito su un preesistente edificio pagano dedicato forse alle muse, a Ercole o a Giunone. Dal 1529 al 1539, su disegno di Cola della Matrice, fu edificata la facciata e nello stesso periodo fu realizzato un nuovo altare maggiore, mentre le pareti delle navate laterali iniziarono ad ospitare monumenti funebri e in corrispondenza delle nicchie delle navate laterali furono eretti fastosi altari. Il vescovo Pietro Camaiani fece completare le volte delle tre navate e all'unico ingresso alla cripta nella navata centrale si sostituirono le due scalinate nelle navate laterali. Di notevole valore artistico del periodo prerinascimentale nelle Marche è il paleotto argenteo che riveste l'altare della cappella, attualmente in riallestimento dopo il restauro del Crivelli. Realizzato tra il XIV e il XV secolo, si compone di 27 formelle quadrate disposte su tre ordini di 9 riquadri ciascuno. I pannelli raffigurano scene del Nuovo Testamento, in particolare della Passione di Cristo. Tra il 1882 e il 1894 fu nuovamente riportato alla luce l'ingresso della cripta dalla navata centrale su commissione dell'architetto marchigiano Giuseppe Sacconi. Le volte della navata centrale e la cupola furono decorate dal pittore romano Cesare Mariani con affreschi raffiguranti gli apostoli ed i dottori della chiesa sulle vele della volta della navata centrale, mentre quelle laterali con fondo stellato blu. Sulla lunetta dell'arco trionfale è raffigurata l'Assunta con in basso Sant'Emidio ed i suoi compagni e sullo sfondo la città di Ascoli Piceno. Sulla cupola, attualmente in fase di restauro, sono rappresentate le virtù cardinali e le storie di Sant'Emidio. Infine, nel catino della cupola vi sono angeli con simboli della Passione e nel punto più alto il Redentore, circondato dai simboli degli evangelisti. Durante il XX secolo, al termine del Secondo Conflitto Mondiale, il vescovo Ambrogio Squintani fece ornare le pareti della cripta con mosaici su cartoni di Pietro Gaudenzi, raffiguranti episodi dell'ultima guerra. La facciata in travertino, ad un solo ordine architettonico, divisa in tre parti da quattro colonne corinzie, richiama la struttura degli archi di trionfo romani a tre fornici. Le due torri a pianta quadrata, risalenti alla seconda metà dell'XI secolo, vedono quella di sinistra ancora incompiuta e quella di destra termina con cuspide e balaustre a colonnine. Nella cripta della cattedrale si conserva il sarcofago in cui sono racchiusi i resti del Santo Emidio, primo vescovo della città. Il sarcofago vede al centro la porta dell'Ade, socchiusa dall'anima del defunto che ha appena superato la sua soglia, mentre ai lati due classici eroi che originariamente impugnavano due lance o due giavellotti. E con il Duomo di Ascoli Piceno alle spalle vi aspettiamo alla prossima puntata di Scopriamo Ascoli!